allora gli dico di non andare sopra gli 8.000, va bene. Il motore non lo può tirare, il cambio c'è una perdita d'olio, i freni non ne parliamo, ma mucche gli racconto io. Rudy, mancano 10 minuti, eh? Oh, è tutto ok, eh? Sono mezzo rintronato. Allora, stai combinando male. La perdita d'olio al cambio non sono riuscito a eliminare. E come faccio? Che so io il campione? Se c'è una cosa che mi piace in te è che cerchi sempre di darmi una mano. Oh, e che t'avi con me adesso? Se tu ieri nelle prove non forzavi tanto, adesso il cambio era a posto. E se tu fossi quel genio della meccanica che dici di essere, io ieri potevo forzare. I freni come stanno? Ah, con quelli stai tranquillo, sono tutti e due incrinati. Del cambio ne avevamo già parlato, insomma il punto è se si romperà prima il cambio o i freni. E tu che prevedi? E che te posso dire? Penso che se parte il cambio ti firmi a bordo della pista. E se partono i freni, boh, te ci firmi contro. Insomma, tutto a posto. Uno anche a me, per favore. Certo. Ci scrivi a Marilyn con affetto. Rudy, è vero che uscirà una maglietta con il tuo ritratto? Come no? Qui, sulla maglietta. Tanti auguri per la corsa, Rudy. Grazie. Ciao. Auguri. Ho letto su una rivista che è il pilota di Formula 1 che piace più alle donne. Ed è vero che so schön ist. Adesso avviamoci verso le tribune che tra poco c'è la partenza. Oh, guarda un po' chi c'è. Ragazze, salve, vi presento Rudy Patti in carne ed ossa. Piacciono anche a voi le corse? A Rudy, ti aspetto ai box. Va bene. Vedo che lei è veramente un appassionato, Browner. Non ha perso una corsa ultimamente. Oh, andiamo. Lei sa benissimo qual è la ragione. E che spero sempre di cogliere il momento giusto per convincerla a fare pubblicità per la mia ditta d'assicurazioni. Rudy Patti, il più spericolato pilota del mondo, è assicurato con la compagnia Anglo-American. Non suona male. Lei sa che io ho già un altro contratto pubblicitario. Certo che lo so. E sa anche che mi frutta un bel mucchio di quattrini. E io le offro il doppio. Beh, a quanto pare la sua è proprio una mania, eh? Quale, Patti? Quella del doppio. Buona fortuna per la sua corsa. Grazie, ne avrò bisogno. In bocca al lupo. Auf Wiedersehen. Sì, simpatico. Siete contente? Avete conosciuto il campione. Solito, se vedo che il cambio perde olio, ti faccio le corna, segnale di pericolo. Tu ferma dal box, d'accordo? D'accordo.
Il capoccione è voluto ripartire, ma col cambio quasi senza olio, dura poco. Rodolfo Patti, Rudy per gli amici, argentino, nato 28 anni fa a Buenos Aires da genitori italiani. Oggi è stato costretto al ritiro. Rudy, fino a un attimo prima dell'incidente, eri in testa alla classifica mondiale dei conduttori. Giornata nera oggi, vero? Beh, i punti in classifica si possono sempre recuperare. L'importante è che non sia successo niente di grave né a me né ai miei compagni. Sei macchine distrutte e nessun pilota ferito in maniera seria. Andasse sempre così, vero Rudy? Beh, poteva andare anche meglio se non ci fosse stato quell'incidente. Comunque si vede che era destino. Abbiamo visto che la tua macchina perdeva olio dal cambio. Come mai? Lo domandi al mio meccanico. Nelle interviste io devo dire che la mia macchina va sempre bene. E chi ha una sigaretta? Io. La tua macchina è andata completamente distrutta nell'incidente d'oggi, quindi credo che tu ti sia preso una bella paura. Rudy, come reagisci?